Come lo giri è sempre no muosso. Adesso gli ultimi tre candidati che sono di un'altra circoscrizione, Luca Casarini. Vabbè, vi abbraccio a tutti come mi abbracciate ogni giorno, perché in realtà sono in un'altra circoscrizione, ma ho la fortuna di avervi conosciuto qui in Sicilia, perché abito qui a Palermo con voi. E vi dico anche una cosa: non perdiamo la speranza, cambiamo dal basso, facciamo conflitto contro il potere costituito, perché sbagliano i potenti molto spesso, e molto spesso bisogna ricordarglielo. Un'altra Europa è possibile, e anche un'altra città è possibile cambiare tutto se vogliamo, a partire dai più deboli e da chi oggi sta soffrendo, perché a partire da loro costruiamo qualcosa di nuovo per tutti. Viva Alexis Tsipras, viva l'altra Europa! Fabio Amato. Anch'io sono ospite, sono qui perché insieme ad Alexis Tsipras e al Partito della Sinistra Europea stiamo facendo questa battaglia non solo in Italia, non solo in Grecia, ma in tutta Europa, perché è la battaglia dei popoli europei per la dignità contro il privilegio, l'ingiustizia e l'arroganza del potere di questo capitalismo casinò, che vede le persone impoverirsi, diventare più precarie, disoccupate, sotto il ricatto del debito, farci accettare di diventare più schiavi, come ci voleva spiegare qualcuno per dirci dovete essere più flessibili. È 20 anni che siamo più flessibili, siamo tutti disoccupati, ancora più precari, e ora invece di alzare la testa, di dire noi siamo inflessibili e lo possiamo fare solo se siamo uniti, non greci contro portoghesi, contro spagnoli, ma popoli uniti contro i potenti, contro le banche, contro questo neoliberismo. E questa è la battaglia che faremo insieme con Alexis, con la sinistra europea. Sono stato a Madrid, è la sinistra quella che cresce, non è solo Le Pen, è la sinistra che fa la sinistra. Argyris Panagoupolos è uno dei tanti nostri amici greci che sono venuti a studiare in Italia e che noi abbiamo accolto come fratelli, una razza, una faccia. Grazie. Poco fa siamo stati con Alexis alla lapide di Pio La Torre, e poi siamo stati anche all'albero Falcone, abbiamo ricordato Falcone e Borsellino. Io avevo 22 anni, ero relativamente molto giovane quando correvo nei boschi di Comiso, perché la polizia del compagno Craxi ci dava la caccia. C'erano idranti, lacrimogeni, tanti di voi l'avete vissuta quella esperienza, siamo cresciuti. Poco tempo fa, perché è dell'altro ieri questa storia, ad Atene, il presidente dell'Internazionale Socialista, un Papandreou, ci ha portato il mnemonio e le disgrazie. E ci ha mandato di nuovo Celerini, Manganelli, Gas, altre divise, però la stessa ricetta. E siamo andati a correre anche lì. Anch'io appartengo a un partito, sempre sono appartenuto a un partito che era molto piccolo, a volte era anche fuori dal Parlamento, però non mi sono scoraggiato mai. Però mi sento molto bene che ora mi trovo in un partitone, è un'altra sensazione. È una sensazione molto molto buona. Perché mi è venuta una grandissima idea, che invece di avere i diversi celerini che mi danno la caccia, li devo dare io la caccia. E questo spero che dobbiamo fare con l'altra Europa. Dobbiamo mandare via dalle nostre vite i banchieri e i loro politici corrotti che ci distruggono le vite. Questa è la nostra sfida. E lì non ci ingiornicheremo a nessuno, che sia Barroso, che sia Merkel, che sia Renzi, che sia Samaras, che sia Rajoy, Passos Coelho, cambiano le lingue però dicono le stesse cose. Vengono a fare a casa loro i compiti che gli dà Merkel. Noi i compiti li facciamo tra di noi lottando. Grazie. Grazie Argyris. Prima di dare la parola a Marco Revelli per 10 minuti, voglio ricordare a tutti che abbiamo in questa sala una sedia vuota. È una sedia con un posto prenotato e che sarebbe stato occupato da una delle tante donne se non avessero subito la triste sorte che hanno subito a causa di un omicidio e di un femminicidio.
Quella sedia è vuota e sarebbe stata per quella donna. Per queste donne noi oggi pensiamo di dover fare tanto ancora insieme. Marco Revelli. Grazie. Devo dire che questo teatro straordinario, questa platea e questa galleria così piene, ma non solo piene, così calde, mi ricordano un altro teatro che ho visto un paio di mesi fa, il 9 di febbraio, ad Atene. Era il teatro Acropoli, si chiamava, ad Atene, in cui Alexis Tsipras inaugurava la campagna elettorale per le amministrative ad Atene. Ed era una serata molto simile anche come struttura, anche lì venivano presentati candidati giovani, candidati innovativi, candidati con una grandissima passione, e anche lì c'era lo stesso calore. Devo dire, non mi capita molto spesso in pubblico di sentirmi a casa. Qui io mi sento a casa, mi sento, come dire, mi sento con i miei. E credo che sia una sensazione che provate anche voi, è quello che veniva detto prima quando a Corinti parlava della comunità, di questo senso di comunità nel quale ci sono molte differenze, siamo tanti e diversi, ma siamo insieme. Ed è il nostro valore, no? Questa molteplicità. Sono orribili le comunità di tutti uguali, sono orribili le comunità omogenee. Noi siamo una comunità viva, no? E questo a me sembra molto importante. Io lo so che siete qui soprattutto per sentire le parole di Alexis Tsipras, e quindi sarò brevissimo. Mi limito solo brevemente a dirvi quali idee avevamo in testa quando abbiamo lanciato quel documento. I promotori di quel documento, non tanto i saggi, non siamo molto saggi, ahimè, ma i promotori di quel momento, non avevamo tante idee in testa, ne avevamo solo due, ma molto chiare. La prima riguardava l'Europa ed era l'idea che la partita vera si gioca in Europa, la partita vera, cioè quella che può cambiare le nostre vite, quella che può riaprire il fronte della speranza, quello che ci fa uscire dal cerchio chiuso della crisi, si gioca in Europa con la possibilità di scardinare le attuali politiche europee. Ce la possono raccontare? Sono quasi 6 anni da quando è incominciata la crisi che ce la raccontano, che dobbiamo cambiare noi, che dobbiamo diventare flessibili, sempre più flessibili, fino a diventare liquidi, fino a diventare gassosi, fino a dissolverci per certi versi, che dobbiamo riparare alle colpe perché abbiamo fatto quello che non ci potevamo permettere prima, senza distinguere tra chi l'ha fatto veramente e chi no, chi invece da anni ha continuato a soffrire, a pagare, a lavorare, ad essere sfruttato. No, ce lo raccontano quelli che hanno vissuto davvero al di sopra delle possibilità di tutti, e lo rifanno ricadere sulle teste degli altri, e ci dicono tutto questo. Adesso abbiamo persino un governo che ci dice che la soluzione sta nella velocità, no? Basta accelerare, dimenticando che la velocità è la dote degli illusionisti, no? Di quelli che riescono a far sparire il coniglio dal cilindro, e che le vere soluzioni non passano attraverso la rapidità di decisioni, passano attraverso il confronto con i problemi reali, con i problemi veri. E i problemi veri sono lì tutti enormi davanti a noi. Sono un meccanismo europeo che chiamiamo austerità, ma è una parola che semplifica. È un meccanismo feroce. Prima Argiris parlava dei banchieri e dell'alta finanza. Questo meccanismo che si chiama austerità è un meccanismo che drena risorse in basso, che drena risorse laddove si lavora, laddove si soffre, e che le trasferisce in alto, che li trasforma in ricchezza finanziaria. Non si sente?
Pronto? No. E questo è il meccanismo che abbiamo di fronte, è un meccanismo che usa la leva del debito, del debito gigantesco, ma soprattutto degli interessi sul debito. Quegli 80-90 miliardi che ogni anno noi dobbiamo tirar fuori dalle nostre tasse e versarli alle banche e alle istituzioni internazionali che guadagnano sulla nostra pelle. E dal prossimo anno ci saranno altri 50 miliardi che si aggiungono a quei 90 per il fiscal compact, per quella cosa che è stata firmata senza sapere nemmeno cosa implicasse, che dovremo continuare a tirar fuori dalle nostre risorse, perché noi abbiamo un bilancio nel quale la spesa è ampiamente al di sotto delle entrate se si tolgono gli interessi sul debito. Questo è il meccanismo, e quegli interessi sul debito sono risorse finanziarie che vanno al circuito finanziario. Allora, se non si scardina quel meccanismo europeo, se non si modificano quegli equilibri, noi possiamo fare i salti mortali, noi possiamo mandare Gesù Cristo al governo in Italia, ma non si cambia la situazione. Allora, di fronte a questa situazione c'era il rischio reale che in queste elezioni europee, nel quale si dovrebbe discutere di quale Europa vogliamo, si confrontassero solo due fronti. Il fronte degli eurodistruttori, di coloro che prendendo la scorciatoia pensano che si risolvano i problemi ritornando alla lira, ritornando alle monete nazionali, ritornando alle piccole patrie, ritornando agli stati-nazione che vanno ognuno in ordine sparso in un mercato internazionale feroce, e dall'altra parte gli eurocompiacenti, gli eurocompiaciuti o gli eurocomplici, coloro che si riconoscono in quel meccanismo anche quando ne sono le vittime, non solo i tedeschi che ci guadagnano, ma anche noi, ma anche i nostri governi che tutto il più vanno col cappello in mano dalla signora Merkel a chiederle per favore uno scarto di due decimi di punto percentuale, per favore, di poterlo sforare, e giurano e stragiurano che rispetteranno i vincoli europei. Ecco, tra questi due schieramenti, degli eurodistruttori e degli eurocompiaciuti, noi dobbiamo costruire l'area degli eurocritici, di coloro che dentro l'Europa vogliono dare una battaglia a fondo per cambiare le linee guida dell'Europa, per cambiare queste medicine mortali, queste medicine che sono veleni. In greco farmacon vuol dire contemporaneamente medicine veleno. E la Grecia lo sa bene come le medicine europee siano il veleno. La seconda valutazione che facevamo, la seconda idea, riguardava l'Italia. Il rischio reale che la sinistra italiana non trovasse rappresentanza nel Parlamento europeo. La sinistra, non quelli che si chiamano sinistra, ma non lo sono. Che una vera sinistra in Italia non riuscisse a trovare voce in questa Europa che ci aspetta con delle scadenze così importanti. Una sinistra frammentata, divisa, resa impotente dalle circostanze. La sinistra italiana è stata per lunghi anni una scuola per molti in Europa. Me lo dicevano i compagni greci, cioè noi venivamo in Italia a studiare la sinistra italiana per quello che faceva, le sinistre, eravamo un modello, e adesso siamo noi che andiamo in Grecia a imparare come si fa, come si costruisce la sinistra. Perché? Perché qualcosa è successo qui, perché qualcosa si è rotto qui. E allora questo qualcosa deve essere riaggiustato, questo qualcosa deve essere rimesso insieme. Questo era l'obiettivo che ci proponevamo, a partire dalla battaglia europea, tentare un percorso di ricostruzione di una sinistra italiana. Syriza, la Grecia, Alexis Tsipras erano certo una grande risorsa, qualcosa a cui guardare davvero con interesse, per tante ragioni. Primo, perché la Grecia è il simbolo vivente
del fallimento delle politiche europee. La Grecia, ridotta nello stato in cui è stata ridotta, a uno stato socialmente comatoso, la Grecia nella quale la mortalità infantile è tornata a crescere enormemente in percentuale, la Grecia nella quale il sistema sanitario nazionale viene smantellato, la Grecia della povertà dilagante, della povertà che colpisce quasi la metà della popolazione, la Grecia ammazzata dalle politiche della Troica, dai macellai della Troica, si diceva, la Grecia è il simbolo del fallimento delle politiche europee e della necessità di combatterle perché smettano di fare i danni che hanno provocato in questi anni. Non solo, ma la Grecia è il luogo nel quale per la sinistra è avvenuto il miracolo. È avvenuto il miracolo perché la sinistra greca fino a alcuni anni fa era in condizioni simili a quella italiana, frammentata, divisa, impotente, muta, e in pochi anni questi uomini collettivamente hanno fatto il miracolo, hanno portato quella sinistra alla soglia del governo. Oggi è quotata tra il 28 e il 30%. Siriza è oggi il primo partito in Grecia e ci insegna a pensare in grande, non in modo minoritario, in modo potenzialmente maggioritario, perché le condizioni oggettive ci sono, sta a noi, cambiando noi stessi, perché per fare quel miracolo hanno dovuto cambiare se stessi, hanno dovuto cambiare i loro linguaggi, hanno dovuto cambiare il loro modo di intendere l'organizzazione, hanno dovuto cambiare il modo di relazionarsi l'uno con l'altro, in termini plurali, tolleranti, cooperativi. E questo è la proposta che noi vorremmo fare con questa lista, una lista che introduca nel modo di costruire l'identità di una nuova sinistra uno stile diverso, uno stile, vorrei dire, fraterno, uno stile comunicativo, uno stile nel quale le molte identità cooperano, come è avvenuto, come sta avvenendo. Se noi oggi possiamo dire di aver fatto anche noi il piccolo miracolo, 150.000 firme in poco più di 2 settimane, comunque non fosse già dentro le istituzioni, è basata su principi